Ciao ragazzi e benvenuti sul canale di My Matematica. Oggi vediamo come risolvere le prime equazioni con valore assoluto o modulo. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Mi raccomando, prima di partire, se questi contenuti vi stanno aiutando e sono di vostro gradimento, non dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella. Mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, è importantissimo. Video che inaugura una playlist su equazioni e disequazioni con moduli e poi arriveranno anche le radici, quindi preparatevi. Bene, oggi impariamo a risolvere equazioni di questo tipo, modulo di a di x uguale k. In questo video do per scontato che voi sappiate qual è l'effetto di un modulo. Quindi se io devo calcolare il modulo di meno 3, so che il modulo rende tutto positivo. Bene, ma come si risolvono le equazioni? Ragazzi, è facilissimo, esistono dei trucchetti, importantissimo, regalatemi qualche minuto del vostro tempo perché poi lascerò a voi un esercizio da fare, così che possiate allenarvi con me, che sono il vostro coach matematico, in modo completamente gratuito. Bene, vediamo subito la tecnica senza perdere tempo, no? Abbiamo questa equazione, la tecnica ci dice questa roba si sdoppia, quindi da qui, se c'è il modulo, si creeranno due equazioni. Come le creo? Usando il colore verde, in questo modo. Da qui andrò a creare a di x uguale k oppure a di x uguale meno k. Io sono sicuro al 90% che questo verde non si vedrà, ma visto che la pigrizia è tanto, il video non lo rifaccio. Quindi mi auguro si veda, non lo scrivo più, lo prendo, lo butto. Ok, benissimo, ma Pietro, ma che cos'è sta roba? Che cos'è a di x? Ma che è? C'è la x, c'è un numero, qui k, ma che... Buono, buono, seguì. Allora, primo esempio, perché vi voglio bene. Modulo di 2x meno 1 uguale 5. Riconoscete i vari pezzetti? Allora, questa parte dentro il modulo è ciò che noi chiamiamo a di x, quindi quando noi diciamo a di x stiamo intendendo che dentro il modulo, cioè dentro queste due sbarrette, c'è qualcosa che contiene la x. 2x meno 1 è qualcosa che contiene la x. K invece è un numero qualsiasi, ad esempio 5. Bene, la tecnica che vi ho scritto vi dice se voi vedete una cosa di questo tipo siete autorizzati a sdoppiarla. Ma come si fa? La prima volta riscrivete tutto così com'è, cioè riscrivete 2x meno 1 uguale 5 oppure... Vedete la seconda parte? Lo riscrivete uguale, ma alla fine cambiate di segno. Quindi scrivete che 2x meno 1 è uguale stavolta a meno 5. Adesso che è successo? Due equazioni di primo grado facile facile. Ovviamente ce ne andiamo a risolvere. Io sarò un pelino veloce. Se avete qualche difficoltà sulle equazioni di primo grado, andate a cercare sul mio canale. Anzi, facciamo così, vi lascio qua sopra la playlist, almeno potete andarle a ripassare. Io sarò un po' più veloce, ok? Quindi qui scriveremo che 2x è uguale a meno 1 lo porto di là, diventa 6, oppure il 2x è uguale a il meno 1 lo porto di là, ma meno 5 più 1 diventa meno 4. Beh, che faccio? Divido per 2, così qui abbiamo x uguale 6 diviso 2 che fa 3, oppure x, cosa strano scritto, uguale meno 4 diviso 2 fa meno 2. Basta. 3 e meno 2 sono le nostre soluzioni. Esercizio finito. Ma visto che vi voglio bene, vi do anche una chicca. Guardate quest'altro esempio che vi scrivo di qua. Modulo di 7x meno 1 è uguale a meno 3. Beh, Pietro, adesso abbiamo capito come funziona, rifacciamo la stessa cosa. E no, voi dovete essere svegli. Se guardate questo canale dovete essere svegli, non dovete essere come... Ma ti ciuccio, non so manco io che ve voglio dire. Comunque, in ogni caso, ricordi dritti, volevo dire. No, dovete essere svegli, frizzanti. Vi ricordate che cosa abbiamo detto all'inizio del video? Il modulo è una quantità sempre positiva. Qui c'è scritto che una cosa positiva è uguale ad una cosa negativa. Per voi ha senso? Non credo. Quindi, se vedete una situazione di questo tipo, cioè se k è un numero negativo,
scriverete che la soluzione è semplicemente impossibile, quindi senza nemmeno applicare la tecnica. Facile, no? Ora tocca a voi, come vi avevo promesso, vi lascio questa equazione. Modulo di x meno 1 uguale 1. Provate voi a risolvere questa equazione qua, scrivendo le vostre soluzioni qua sotto nei commenti, e sarò felice di aiutarvi rispondendovi a tutto quello che volete. Noi per oggi ci fermiamo qua e ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!